sono Pepino Audace e oggi voglio fare un po' spartita così con questa canzone in sottofondo, perché il Foggia è in semifinale e i playoff 2022-2023. Grande squadra, è veramente, sono 11 leoni in campo. La faccio sentire un pezzettino, poi andrò a dare il post partito di Foggia. Pronto? Amedeo, che insomma, che loro ci credono in questo Foggia in Serie B. Allora vi vado a dire che la Foggia batte pareggia, però la gara di andata era stata vinta, quindi Foggia Pescara andata domenica 4 aprile a Foggia, si giocherà lo Zaccheria, sarà una Zaccheria pieno, ma devo parlare della partita di stasera. L'ho detto nella pre-partita, una partita difficile. Il Crotone ha trovato subito i due gol, però secondo tempo del Foggia totalmente diverso, come era successo due settimane fa contro di noi, contro Cerignola. Veramente ragazzi, il Cerignola è uscita contro un Foggia, secondo me, che ha reagito. Ma ragazzi, secondo me la reazione del Foggia è dovuta anche ai tifosi che avevano contestato, di quell'episodio che avevo parlato, al ritorno dallo Zaccheria da Cerignola, dove la squadra aveva perso 4-1. E quindi, insomma, perdendo poi 4-1... i tifosi che erano andati contro il pullman del Foggia per contestarli. E allora da lì è uscito il Foggia e ha battuto l'Audace. E da lì è riuscita anche a battere il Crotone. Un Crotone che comunque si è giocato molto bene la partita di ritorno. Però non è bastato, perché questo Foggia è veramente una squadra che non muore mai. È una squadra importantissima, quindi sono molto contento. È passato il Pescara, come detto, le altre due partite dovrebbe essere passato il Vicenza, se non sbaglio. Adesso vado a vedere i risultati della Serie C. Chi è passato? Allora, dovrebbe essere passato, no, dovrebbero essere andati ai supplementari Vicenza e Cesena, mentre il Pordenone, esce il Pordenone, passa il Lecco, quindi sarà Lecco contro o Vicenza o Cesena. E come ho detto, Pescara Foggia, quindi saranno una semifinale, ma soprattutto quella tra Pescara Foggia, Zeman che torna contro il suo Foggia, quindi sarà una partita importantissima. Andrò sempre a dare un pre, un post partita e le pagelle. Domani andrò a dare invece le partite di, proprio della partita contro il Crotone. Adesso si sta giocando la partita tra Roma e Siviglia, dovrebbe ancora essere sull'1-1. Una partita molto bella anche quella tra Siviglia e Roma. Il risultato è ancora incollato sull'1-1. E quindi è importante anche questo. Ragazzi, ci vediamo poi per le pagelle. Tifosi del Foggia, se mi vogliono scrivere nei commenti contento o non contento, io rispondo sempre.
Anche sono stati grandi nella partita contro il Cerignola, ho risposto, e gli sfottò ci stanno, ma non voglio violenza, come ho detto sul mio canale, quindi ci sta. Ci vediamo per i prossimi video, un saluto da Peppino Audace e speriamo che il Foggia possa andare in finale.